È stato assunto insieme alla moglie 37 anni fa e da allora questo box con pareti di vetro è il suo posto di lavoro. Quest'anno Luciano Ravera è stato premiato tra i migliori portieri d'Italia su segnalazione degli stessi inquilini del suo palazzo. Dal momento in cui si prende servizio sul luogo di lavoro ci vuole sempre e comunque il sorriso in volto, ascoltare le persone, cercare di essere il più utile possibile e quindi, tra virgolette, accattivarsi la loro simpatia, la loro amicizia. Qui addirittura si è creato dell'affetto nei miei confronti, non più solo amicizia, simpatia. In 37 anni il lavoro del portiere è molto cambiato. Oggi Luciano Ravera deve anche sapere qualche lingua straniera, ma rimane un presidio fondamentale per la sicurezza. Allora, i primi anni che ero qua non avevo ancora sviluppato questa mia attenzione in modo particolare e quindi qualche furtarello di poco conto, ahimè, è successo. Dopodiché, con l'esperienza appunto di stare più attento, cioè aumentare la vigilanza, notare comportamenti, le persone che entrano, usare il citofono per sincerarsi che siano, ecco, questo mi ha portato a un livello di conoscenza del comportamenti delle persone che mi mettono in allarme e quindi agisco in maniera diversa. E in un palazzo dove hanno studi e laboratori, avvocati, medici e orafi, a volte può essere utile anche essere cintura nera quarto dan di judo. Sarà successo 4-5 anni fa, un ladruncolo è entrato. Io ho sentito forzare il portone, perché la mia abitazione è proprio, i rumori li sento tutti, quindi sono adiacente, allorché ho deciso di metterlo a terra e fermarlo, dopodiché ho preso il telefono, ho chiamato la polizia, sono venuti fuori e hanno fatto l'arresto qui nello stabile. E per la sicurezza, più che la presenza di una persona in portineria, non trovo altro modo.